Salve tutte e tutti amici di YouTube, eccoci qua in un nuovo episodio. Oggi vi voglio parlare del fatto che dalla RAI ci vogliono sempre convincere che vale la pena pagare il canone. Infatti adesso hanno fatto un inutile poco tempo fa hanno fatto un'inutile campagna pubblicitaria dicendo che finalmente sarebbe stato anche più facile e più bello pagare il canone, perché sarebbero stati solo 100 euro, non so se all'anno o al mese, accanto insieme alle spese dell'elettricità. Quindi già te li fatturano con l'elettricità. Prima era la scusa che avevi comprato un televisore e avevi riempito il modulo della garanzia, per cui ti facevano pagare il canone RAI. Oggigiorno basta soltanto avere la fattura dell'energia, la bolletta dell'energia elettrica per pagare il canone della RAI, anche se magari il televisore non ce l'hai per guardare la RAI, non ce l'hai per guardare nulla, ma c'è l'elettricità in casa. Quindi in un certo senso è più bello, no? È più democratico. Adesso direttamente, se usi l'energia elettrica, paghi il canone RAI. Se ti tagliano la bolletta perché sei moroso, cioè se ti tagliano il servizio elettrico, magari continuerai a vederti addebitato nella bolletta lo stesso il canone RAI. Però dicevo, ci vogliono anche convincere con la programmazione che vale la pena pagare il canone RAI, anche se poi alla fine lo dobbiamo pagare comunque. E l'ultima notizia è questa: io ho cercato di estrapolare dal web delle pagine, vediamo, perché è un po' migragnoso questo sistema. Innanzitutto quando ci sono molte pagine rischia tutto con Fabrizio Fazio su Rai 3, casting e anticipazione sul quiz show, vogliono riproporre Rischia tutto dopo anni e anni che hanno comprato format prodotti fuori, che la Rai quasi non produceva più nulla. Adesso non hanno niente di meglio da fare di originale che riproporre qualcosa di molto antico. Qua dice Rischia tutto con Fabio Fabrizio su Rai 3, Fazio, perdono, Rischia tutto con Fabio Fazio su Rai 3, casting e anticipazioni sul quiz show di Mike Bongiorno, che torna in TV nel febbraio 2016. Febbraio è già passato, che sarebbe dovuto tornare in TV già nel 2009. All'epoca Mike Bongiorno stava lavorando ad una versione contemporanea per Sky 1, che lo avrebbe trasmesso col nome Rischi tutto, perso Mike, perché Mike Bongiorno è morto, tocca a quelli che in molti considerano il suo erede, Fabio Fazio. Il programma si annuncia abbastanza intelligente ma anche cervellotico. Speriamo che la resa in TV sia migliore e meno complicata di quello che si legge su carta. Quindi, chi ha deciso che Fabio Fazio sia l'erede di Mike Buongiorno? Enigma, che magari non frega niente a nessuno. Il Rischia tutto di Fazio anche in prima serata su Rai 1. Sabina Ciuffini: Fazio non potrà sostituire Mike Bongiorno. Su questo gli do ragione alla Ciuffini, perché effettivamente, dica quello che si dica di Mike Bongiorno, cioè aveva una sua personalità, un suo carattere.
E Fabio Fazio c'ha un altro carattere. Sabina Ciuffini, Rischia tutto era un'opera d'arte. Fazio non potrà sostituire Mike Bongiorno. Lex Valletta, l'hanno rinviato il remake. Mi sembra sensato. Meglio pensarci bene. Fazio era timoroso, Mike era il sole. Poi qua una pagina 6 offline, perché sono lontano da il foglio. Rischia tutto. Ho dell'impossibilità di Fazio di essere Mike Buongiorno. È un altro carattere, cioè non potrà essere la stessa cosa. Non potrebbe essere la stessa cosa neanche se Mike Buongiorno stesso resuscitasse. Il rischiatutto di Mike Buongiorno era quello degli eroi per caso, come il tabaccaio di Monte Porzio Catone, Ernesto Latini, che nel 71 vinse 25 milioni di lire grazie alla sua specializzazione sui tre moschettieri di Alexandre Dumas, per onestà intellettuale solo su quello. All'epoca era un record, nessuno aveva vinto più di lui in un quiz. In un'intervista su Epoca del marzo del 71, Gualtiero Tramballi domandava a Latini: lo sa che un premio Nobel non sembra non sempre vince quanto lei? E Latini riconosceva: l'assurdità di premiare uno che ricorda quanto pesava la spada di D'Artagnan è esattamente come lo scopritore della penicillina. Ma pure ragionava: che colpa ne ho io se il rischiatutto è articolato in quel modo? Io i soldi mica li posso rifiutare. Tramballi indirizza la critica altrove. Non si capisce perché Alascia Raddoppia, che pure aveva avuto il successo che tutti ricordano, non si potevano vincere più di 5 milioni e qui invece non siano stati posti dei limiti. Ben vengano, intendiamoci, i simpatici sagrestani e gli arguti tabaccai a rallegrare le nostre serate televisive, ma la posta in gioco dovrebbe essere proporzionata al valore dell'impegno, sempre. Forse il tabaccaio di Monte Porzio Catone oggi, se si presentasse alla prova pulsante nella sala degli arazzi della sede romana della Rai, direbbe a Fazio: così, per onestà intellettuale, preferivo i pacchi. Vabbè, un sacco di pagine di Fatto Quotidiano. Rischia tutto di Fabio Fazio, tutto rinviato all'autunno 2016. Il remake del quiz di Mike Buongiorno, il Rischia tutto condotto da Fabio Fazio, è stato rimandato. E Rischia tutto quando inizia? Colpa della maledizione del remake in TV? Che poi io non ho capito. Torna Rischia tutto con Fazio e il signor No. Se torna Lascia ora doppia, se torna Rischia tutto, o se vogliono fare un remake dei due, torna Rischia tutto con Lascia ora doppia come opzione. E non ho capito veramente, perché erano due programmi diversi. Rischia tutto e Lascia ora doppia. Gli aspiranti sono 1600. Troviamo in Wikipedia
Rischia tutto. Condotto da Mike Bongiorno, venne inizialmente messo in onda sul secondo programma, occasionalmente sul programma nazionale, alle 21:15 del giovedì sera per 5 edizioni, a partire dal 5 febbraio 1970 fino al 25 maggio 1974. L'idea originale fu presa dal format americano del programma Jeopardy. Sempre la vecchia storia, prendiamo dei format dall'estero, ma invece del peculiare meccanismo secondo cui a una risposta bisognava trovare una domanda, la Rai optò per il classico meccanismo domanda-risposta. La trasmissione inizialmente doveva chiamarsi Repentaglio. Il nome venne cambiato il giorno prima dell'inizio della trasmissione, grazie a Mike Bongiorno. Rischia tutto. Lascia ora doppia è stata la TV italiana che nasceva in un paese che nasceva. C'era lo stesso carico di sogni, di speranze, di buone intenzioni. Lascia ora doppia è stato uno dei più famosi programmi televisivi a quiz della Rai, versione italiana del format francese Quid ou double. Anche lì si sono beccati un format straniero, a sua volta derivato dal game show statunitense The 64.000 Question. Condotto da Mike Bongiorno, andò con il dollaro le questioni da 64.000 dollari. Condotto da Mike Bongiorno, andò in onda a partire dal 26 novembre 1955, dopo una puntata di presentazione trasmessa il 19 novembre, ogni sabato sera alle 21 fino all'11 febbraio 1956 e ogni giovedì sera dal 16 febbraio 1956 al 16 luglio 1959, data di sospensione del programma. Lo spostamento del sabato al giovedì fu richiesto dai gestori dei locali pubblici che avevano visto assottigliarsi gli incassi proprio per la serata cosiddetta più lucrativa della settimana. Il programma andava in onda in diretta dallo studio 3 della Fiera di Milano. La mascotte del programma, un omino pensieroso per l'indecisione di lasciare o raddoppiare con tanto di ombra, fu disegnato da Ennio De Maio. Fabio Fazio ripesca Rischia tutto per la Rai 3 del 2016. La veneratissima Rai in bianco e nero, proprio quella che solleva entusiasmi postumi per aver unificato linguisticamente il paese, per il maestro Manzi e per la commedia ad ogni venerdì, usava anche saccheggiare alla grande la TV commerciale d'oltreoceano sotto la guida di quella specie di eroe dei due mondi che è stato Mike Bongiorno, da cui lascia ora doppia il prototipo di tutti i quiz che danno un premio alla erudizione o alla semplice fortuna, come in Affari vostri, o all'incrocio di entrambi, come dinanzi al liturgico busta 1, busta 2 o busta 3. Il Rischia tutto, versione italiana di Jeopardy, condensava bene il tutto. I quiz di allora condensavano suspense reality, e forti del monopolio, c'erano solo due canali, spopolavano come oggi faremmo fatica a comprendere. E pensiamo che resuscitandone il titolo si punti a un'operazione come eravamo, del tipo già sperimentato da Fabio da Fazio fin dai tempi di Anima Mia alla fine degli anni 90. Aspettiamoci dunque Madeleine in quantità, le canzoni, i concorrenti d'epoca, Gianni Morandi. Di quiz ce ne sarà ben poco e sarà meglio così, perché il genere non è di per sé nelle corde del Fazio che fin qui conosciamo. Il gioco del quiz, infatti, altro che gioco, una prova del fuoco che non può convivere con l'ironia.
In questo il quiz è simile ad altri generi. Pensiamo ai vari processi del lunedì che seguono un conduttore bonario, rude, furbo, ma mai ironico, che non può apparire quell'estintore umano, quel surfista della ondate di passione che sostituisce invece il nocciolo del fazio, il quale di sicuro ricorderà la lezione appresa a sue spese in anni assai lontani, quando Re 3, che mica le azzeccava tutte, lo mise a condurre un quiz show che era piuttosto un fare il verso ironico a quelli veri, con concorrenti disimpegnati, premi da niente, eccetera. Nessuno se lo filò perché chi detestava il genere non era neppure interessato a metterlo alla berlina e chi lo ammirava se ne sentiva offeso. C'è da stare sicuri che la nuova navicella del Fazio Quiz non si infrangerà sugli stessi scogli, anche se non sappiamo come riuscirà ad evitarli. Piuttosto, a giudicare dalla repentina, ma non sappiamo quanto rassicurante, accelerazione dei lavori senatoriali sul DDL Rai, potrebbe accadere per astuzia del destino che proprio e giusto nella primavera 2016 entri in carica la nuova governatrice per la Rai del futuro. Lì il gioco del rischiatutto sarà nello sfuggire all'ossimoro. Un'altra recensione sfavorevole del Fatto Quotidiano. Poi c'è rischiatutto. Ho dell'impossibilità di Fazio di essere Mike Bongiorno. Già l'ho letto, però in un altro portale. Ah, volevo leggere. Beh, prima vi leggo. Magalli dice: benvenga una Rai Pop, ma il rischiatutto di Fazio sarà un flop. Inatteso protagonista di Pechino Express, Giancarlo Magalli conferma il suo appeal nei confronti del pubblico. 30 e più anni di carriera in Rai rappresentano oggi l'ideale punto di partenza per analizzare alti e bassi della prima azienda culturale italiana. E in sostanza Magalli dice che un'analisi lucida e sincera che non risparmi pronostici funesti. Il rischiatutto di Fazio sarà un flop. A ridosso di un cambiamento si sprecano buoni consigli e buoni propositi. Tutti dicono che la Rai dovrebbe ripartire dalle idee. Insomma, la storia si ripete soprattutto quando non viene fatta. È chiaro ed è giusto che si punti su questo. Ben vengano i cambiamenti, sono il primo ad apprezzarli, così come sono il primo ad amare la figura storica dell'autore. Ruolo che ho ricoperto fin dai primi anni della mia carriera in Rai. Il problema è che i veri autori non esistono più, anzi, non hanno diritto di cittadinanza. La TV si potrebbe fare ancora così. Purtroppo ci si affida troppo spesso a società di format, chiedendo loro programmi che abbiano già avuto successo all'estero e in grado di essere adatti al mercato italiano. E o non è la morte della creatività? Se vogliamo, tutto questo è già accaduto in passato. Certo, Lascia ora doppia e il Musichiere erano programmi già esistenti sulla TV americana, poi abilmente trasferiti nel nostro paese, ma con un sottile con una sottile differenza. Diedero il via a un'epoca. Non mi soffermo sulla grandezza di Mike Buongiorno, Antonello Falqui e Mario Riva, perché risulterei banale e scontato. Il nuovo DG Campo dell'Orto sogna una Rai più pop, quindi, sai, pop è un concetto che si porta dietro un alone di negatività, ma l'essere popolare, che si tratti di programma conduttore, non vuol dire essere palati facili. Tutt'altro, una televisione pop è una televisione che piace alla gente, alla massa. Dopotutto la TV nasce per essere popolare. Anzi, è stata proprio la tentazione di fare una TV più sofisticata ad allontanare il pubblico. Fammi un esempio. Anni fa facevo un programma di informazione libraria o letteraria, fai tu. Il punto è che lo facevo parlando alla maggioranza, a tutti quelli che hanno quasi paura di entrare in libreria, quelli
quelli che non sanno cosa leggere perché. Contemporaneamente su un'altra rete andavano in onda due intellettuali che proponevano un linguaggio aulico incomprensibile. Risultato? Le case editrici ci telefonavano per ringraziarci. Avevamo contribuito al successo di alcune pubblicazioni. Le cose semplici vincono sempre. Quindi tutti possono fare la TV, la storia si ripeterà. Il mio amico fraterno Gianni Boncompagni la pensava così. Infatti, prese Pupo per fare Domenica In, proprio quando Enzo non era in un punto apicale della sua carriera. Anche Non è la Rai è nata così, con questi presupposti: un gruppo di ragazzine senza entusiasmo e senza doti particolari, che tuttavia risultavano simpatiche ad un pubblico di giovanissimi. Ricordo che sui muri di Roma c'era scritto: "Non siamo Ambranate", eppure Ambra era una ragazzina intelligente e sveglia, lo ha dimostrato la storia. Ancora corsi e ricorsi storici. La Rai riproporrà il glorioso Rischiatutto con Fazio al posto di Mike. Mossa intelligente o inutile? Senz'altro inutile, e continuerò a pensarlo anche qualora dovesse risultare un successo in termini di ascolti, anche se conservo forti dubbi al riguardo. Soprattutto penso sia inutile toccare miti e icone. Te lo dice uno che tanti anni fa si scottò con la fallimentare riedizione del glorioso Lascia ora doppia. Ai dirigenti dell'epoca avevo detto che il pubblico non avrebbe gradito. Così è stato. Tuttavia, bisogna riconoscere che Fabio Fazio è sempre stato bravo a montare e rimontare le cose con l'ausilio di un gusto estetico di un compensato rilievo. Vabbè, un'altra voce critica, quella di Magalli. E di Tiscali invece Fabio rifarà Rischiatutto, ma non funzionerà. Notizie Tiscali.it. E ci risiamo con Fabio Fazio, che, assecondando le doglianze della vedova, si attiva per omaggiare la memoria di Mike Bongiorno. Non gli è bastato scoprire il busto bronzo in quel di Sanremo. Il conduttore, che di che tempo che fa, ha annunciato che intende riportare in video Rischiatutto, il quiz con cui Paolo Limiti tentò felicemente di rinnovare lo stile televisivo di Mike. Il presentatore italo-americano, ricorda l'autore, non voleva farlo quel programma. E pensare che parliamo del 1970. Ebbe una media di 20 milioni di telespettatori e, secondo le leggende metropolitane, fu lì che la signora Longari ispirò a Buongiorno la famosa famigerata frase: "Signora, mi è caduta sull'uccello", per la cronaca, quello di fuoco di Igor Stravinsky che l'esperta non aveva riconosciuto. C'era il tabellone con i jolly e i rischi, c'erano le minigonne di Sabina Ciuffini su cui hanno fantasticato generazioni di giovani maschi. Bello ricordarlo come esempio di una TV che non può più esistere. Non so se a distanza di 44 anni possa funzionare il remake, come non funzionò il rifacimento da parte di Bruno Gambarotta e Lando Buzzanca nel 1989 di Lascia ora doppia, altro successo di Buongiorno. Devo concordare con Iva Zanicchi, non pensavo potesse accadere che, denunciando la sua esclusione dal video perché berlusconiana, ha ricordato che invece Mike è rimasto in onda fino alla scomparsa tra pubblicità e ospitate e anche oltre. Ora il culto strategico della memoria lo ha infatti cooptato tra gli onnipresenti. Non capisco di cosa possa lamentarsi la signora Buongiorno. Rischia tutto come Lascia ora doppia.
vedevano protagonisti cultori della materia, persone colte che potevano affrontare quesiti complessi. Oggi i quiz si affidano alla fortuna, virando sul game show. Chiunque, secondo i capricci della sorte, può diventare un campione. Il nozionismo non fa più spettacolo, non impressiona o, se volete, non è più di moda. L'ultimo di successo, che però si fondava più sulla velocità di risposta che sulla conoscenza approfondita del vocabolario, è stato Passaparola di Gerry Scotti su Canale 5. Giovanni Minoli ebbe l'intuizione di chiedere a Luciano Rispoli di rifare Parola mia, un grande successo degli anni 80 su Rai 1, e anche per la collocazione in palinsesto sbagliata all'ora di pranzo non funzionò. Forse bisogna lasciare i programmi al riposo del tempo che li generarono e cominciare soprattutto a coltivare davvero la memoria, senza continuamente riscoprire i soliti fenomeni. Vediamo che ho. Beh, niente, ho letto quante più note possibili, perché adesso parte il mio ragionamento. Innanzitutto, non si è ben capito se sarà questo lascio raddoppia un remix solo di un revival di lascio raddoppia, o sarà un remix anche di lascio raddoppia e rischia tutto. Quindi magari abbineranno il revival di rischia tutto con quello di lascio raddoppia. Poi si evince dalle critiche che Fabio Fazio non è all'altezza di Mike Bongiorno nel carattere. È troppo ironico, troppo introverso. Invece Mike Bongiorno faceva l'ipocrita secondando i concorrenti. E poi bisogna dire che una cosa che si è visto negli ultimi decenni, che già i concorrenti dei quiz non devono rispondere a delle domande intellettuali. Il nozionismo non è più importante, ma è importante semplicemente indovinare i pacchi, aprire le buste, fare delle prove di resistenza fisica, come arrivare a suonare la campanella in tempo e queste cose qua. Quindi io mi auguro per Fabio Fazio che sia un successo il suo programma, certo, ma ho dei forti dubbi, li ho avuti da quando giorni fa ho ascoltato che lo annunciavano nel TG. Ed è con questi revival che vogliono ridare vita alla Rai per giustificare il canone che ti mettono in bolletta. Poi un discorso a parte è il fatto che da sempre, anche con i programmi migliori che fece Mike Bongiorno copiandoli dagli Stati Uniti e dalla Francia, vogliano rincretinire le masse popolari, perché per quanto una volta andassero persone erudite in varie materie e specializzazioni a rispondere alle domande di letteratura, di ingegneria, di politica, di geografia, di storia, per me i giochi televisivi sono un oppio del popolo, come il calcio, la religione e gli stessi partiti politici. Comunque, ho fatto un video a parte, video che avrei dovuto ampliare perché ho riflettuto molto sulla materia di quello che sono i giochi a premio televisivi, di quello che sono stati e come sono evoluti, ma poi mi è mancato il tempo e ho fatto altri video. Quindi, nella descrizione di questo video vi metterò i link di quel video o di quei video dove già nel passato ho ragionato sui giochi a premio. Questa era semplicemente una riflessione. Questo era un video riflessivo sul remake che vuole fare la Rai di lascia raddoppia e forse di rischia tutto anche. Ho fatto già un altro video dove parlo dei giochi a premio come dell'oppio del popolo. Però era solo una premessa, perché avrei dovuto fare altri video. Quindi in un futuro parlerò meglio dei giochi a premio e di come siano dei distrattivi popolari. Comunque, insieme al calcio, ai programmi sul calcio,
Adesso vi devo lasciare perché sono le 6:15 e faccio merenda. Allora, ciao, al più presto. Grazie come sempre di seguirmi e arrivederci. E mi raccomando, diffondete i miei video che vi piacciono fra i vostri contatti ed amici. E mettete like a tutti i video miei che vi piacciono. Ciao, io sono il vostro Sant'Enchan.